Ok, salve ragazzi, bentornati nel mio canale Quasi Tutto Fai Da Te. Come sempre ragazzi, iniziamo verso la preghiera, con la preghiera verso il nostro grande buon Dio che ci fa stare bene e ci mette sulla retta strada. Ok ragazzi, dai, dopo la richiesta di un amico, anzi colgo l'occasione di salutarlo, Roberto Zoppi, ecco, ora ti faccio vedere come si collega questa batteria al telecomando. È una cosa semplice, ora la facciamo insieme. Vi saluto anche i Tix, complimenti Tix. Tix, hai ragione sul fatto del BMS e da Dagombari a torto, dai. Hai ragione, anche se Tix, vedi, se ti faccio vedere anche, vedi, qui sul vaporizzatore non hanno messo nessun BMS, anche se qui poi si parla anche di un grosso assorbimento alla fine, qui si parla di una resistenza, Tix, non c'è una cosa che assorbe di più di una resistenza nel campo elettrico, ok? Niente, magari può darsi che anche se il tempo non è a sé, perché il tempo che si inizia a vaporizzare. Però loro un BMS non hanno messo, però siccome la sicurezza non è mai troppo, hai ragione. Ora vediamo insieme come mettiamo un BMS vicino a questa batteria recuperata dai nostri vaporizzatori, ragazzi. Eccole qui, che non ha visto la prima parte. Scusate, lo consiglio di guardarle. Niente ragazzi, dai, oltre che sono inquinanti a buttare queste cose qui, anche sono pericolosi, poi si possono pure riciclare. Andiamo a vedere insieme ragazzi come dobbiamo collegare la nostra batteria e anche, dai, anche montarla insieme, dai. Questa poi se viene montata da sola è un conto, poi se la dobbiamo montare magari in serie o un parallelo come ho fatto io magari col multimetro è un altro discorso. Non voglio perdere tempo, però facciamo due schizzi insieme, dai. Se la dobbiamo mettere in serie ragazzi, questa, allora questo non scrive più, eccolo qua. Allora, diciamo che questa è la nostra batteria, qui il più e qui è il meno. E l'altra batteria, lo stesso, la mettiamo, questa se la dobbiamo montare in serie, facciamo qui il meno e qui il più. Niente ragazzi, dai, come va, come sta nel telecomando più o meno? Beh, più o meno, quando andiamo solo a saldare queste due parti insieme, non so se si vede sotto la luce, ecco qui, e poi andiamo a mettere qui direttamente sul nostro load, quello che deve assorbire, cioè il telecomando, qualsiasi altra cosa. Ok. Amici, dai, se dobbiamo montare in serie in questo modo, però se dobbiamo mettere in parallelo, poi il discorso cambia, mettiamo il più con il più e il meno con il meno, ok? Facciamo il più, ecco qui il meno, scusate, il meno qui, questa penna non scrive più. Ok, facciamo il più col più, ora faccio vedere da vicino il. Purtroppo sotto, so che sotto la luce non tanto si vede. E abbiamo qui esce il più e qui esce il meno. Ok, casomai in parallelo ragazzi, ecco qui abbiamo il più insieme, il meno, questo in parallelo praticamente qui. Dobbiamo conservare lo stesso voltaggio, però dobbiamo aumentare l'amperaggio di tutti e due insieme. Qui anche in questo caso andiamo ad aumentare il voltaggio. Cioè il voltaggio 1 più il voltaggio 2 e l'amperaggio rimane invariato. Ok, allora nel nostro caso qui se la dobbiamo mettere in parallelo, questa la dobbiamo mettere in parallelo perché? Perché il nostro telecomando poi lavora con 3 volt, perché sono due batterie da 1,5, quelle qui 1,5 per 2 sono 3 volt, questo poi 3,7, anzi abbiamo un 0,7 volt in più, non incide
E niente, lo possiamo mettere in parallelo. Poi, se qualcuno poi vuole essere fare proprio una cosa perfetta, vuole conservare il 3 volt, basta mettere un diodo avanti. Sappiamo che un diodo per partire ha bisogno di un 0,7 volt e andiamo a consumare quel. È inutile entrare in queste cose, ragazzi, sono troppo. Non servono. Comunque, già il 3,7 volt qui, questa è perfetta per il nostro telecomando. Ora andiamo, faccio vedere come viene collegata e andiamo anche a testare il telecomando insieme. Allora, ecco il nostro telecomando, stanno le due batterie già dentro, andiamo a testarlo, vedete come lampeggia il nostro tester. A proposito, questo tester è un video che abbiamo fatto nel passato, sta sul mio canale, se qualcuno magari vuole vedere come l'abbiamo fatto, è una cosa semplice e anche pratica e serve, dai. Servi per testare telecomando e roba varia. Niente ragazzi, dai, torniamo TX. È così che vuole il BMS, ha ragione, dai, cioè il BMS ne stanno vari tipi, questo per un'altra batteria, però noi dobbiamo, per quello che dobbiamo fare, andiamo ad usare un BMS di queste qui. Queste tutte le batterie dei telefonini ne portano già qui collegato. A che cosa serve il BMS, ragazzi? Questo prima di tutto serve a controllare la carica dalla batteria, perché la batteria è qui, il BMS è qui sopra, eccolo qui, questo qui in questo caso, in questo caso questo qui sopra, ok, e anche qui, eccolo qui, questo le portano tutte le batterie del telefonine. Come stavo dicendo, oltre che controllano la carica dalla batteria, poi in caso di incorto loro aprono i circuiti, rimangono aperti finché tu stacchi e attacchi di nuovo l'audio, quello che deve l'assorbimento sulla batteria, e inizia a lavorare di nuovo. C'è una protezione. Tix, hai ragione, andiamo a metterlo questo BMS insieme, le andiamo a recuperare da una batteria del genere, da queste batterie dei telefonini. Un'altra cosa, ragazzi, quando trovate una batteria così gonfia, vedete, vi sconsiglio di utilizzare il BMS che sta qui, perché sicuramente al 99% è corrotto, perché è rotto. Per gonfiare la batteria vuol dire che non ha controllato la carica batteria. E non va bene, dai, lo dobbiamo prendere da una batteria così normale, diciamo buona, dai. Ok ragazzi, andiamo, recuperiamo il nostro BMS da qui, vedete qui, prima di iniziare, vediamo dove sta il positivo a destra e il negativo al centro, ok. Il terzo polo là è un GND della batteria, magari, o magari anche per dove va il controllo di carica, quello per far vedere sul telefonino il livello di carica della batteria. Ok, andiamo, iniziamo a togliere il guscio insieme. Allora, aspettavo più commenti, ragazzi, la verità, per fare questo video, però visto che ha risposto solo Roberto, lo facciamo lo stesso e andiamo a fare questa cosa insieme, dai. Ecco qui, purtroppo col freddo questa colla non è che se ne viene facilmente, dà un po' di fastidio perché fa troppo freddo. Vediamo di questa pellicola qui protettiva, così andiamo a recuperare il BMS. Scusate. Quello non è la colda, è la corrente statica. Allora, ecco qui. Ecco qua, ragazzi, andiamo a scollare da vicino la batteria, il nostro BMS. Ricordate che abbiamo il positivo all'ultimo polo verso sinistra. Ecco qua. Andiamo a toglierlo pure da qui. Ecco qua.
Questo è il nostro BMS, lo possiamo anche tirare, vediamo se lo riusciamo a recuperare dall'interno. Eccolo qua, ragazzi. Allora, questo è il BMS, vedete come sta all'interno, di che cosa è composto, sono questi circuiti, resistenze e robe varie. Allora, abbiamo il positivo, come abbiamo detto, a sinistra, poi al centro sta il nostro negativo. Ok, perfetto. Questo lo dobbiamo collegare sulla batteria qui. Cerchiamo di fare una cosa più. Ok, dobbiamo saldare in questo modo, ragazzi. Allora, andiamo a mettere un po' di saldatura vicino al nostro. Vediamo di fare veloce con questo video. Ecco qui. Riscaldiamo abbastanza il nostro ferro. Scusate, ragazzi, qui il trucco per saldare facile, qui dovete riscaldare assai il ferro, ok? Riscaldare il ferro abbastanza. Misuriamo la batteria insieme, ragazzi, visto che ci stiamo, misuriamo la batteria insieme, perché io l'ho caricata già, l'ho preparata per il video. Ecco qui, vediamo la nostra batteria, positivo, eccolo qui, andiamo tra il 3.7, ecco qui. Ok, allora il BMS, allora, dovrebbe essere questo il positivo, per essere sicuro, ragazzi, andiamo a testare con il multimetro, dovrebbe essere là, ma comunque. Andiamo sul suono continuità, come sempre, vediamo se questo è il positivo, è lui, dai, è positivo a sinistra, allora ragazzi, è negativo a destra, e poi lo andiamo a prendere dal centro. Giusto per attaccare, ragazzi, poi questo magari con calma. Ecco qua. Allora, qui andiamo a fare il nostro negativo. Da qui, eccolo qua. Ecco qui. Ecco. Allora. Ecco il nostro BMS, andiamo a misurare la tensione vicino, andiamo a vedere il nostro voltaggio. Allora, abbiamo detto il più a sinistra, ecco qua, e al centro sta negativo. Vedete che abbiamo il nostro voltaggio giusto. Ora ci rimane, andiamo a mettere il nostro positivo rosso praticamente qui, ecco qua. Insomma, questo possa servire per vedere questa sera un Milan differente dalle ultime partite. Ecco qua. Poi magari qui andiamo a mettere anche un po' di scotch o magari di la carta gommata, giusto per. Dobbiamo prendere il negativo, ecco il negativo, il nostro negativo, ragazzi. Allora, qui, ecco qua, ecco qua. Allora. Nel saldare, vi raccomando, cercate di non fare il corto, anche se il BMS poi magari apre
Questo poi io con calma questo li saldo proprio come si deve. Questo è giusto un video dimostrativo e poi, come ho detto, con calma faccio. Allora. Ok ragazzi. Se lo faccio un po' lungo poi magari faccio una cosa più. Andiamo a dare un po' di stagno vicino al nostro filo qua. Ecco qua. Allora. Ragazzi, dovete stagnare il filo prima di saldarlo sul posto, ok? Così la saldatura viene, tiene meglio e saldate con calma. Togliamo questo pezzo che sta in più, quello qua, togliamolo. Allora, ecco il nostro telecomando, abbiamo messo il nostro BMS, poi casomai se dovete caricare, si caricano su questi due poli, ragazzi, ok? Il positivo e il negativo, quello rosso è il positivo e quello nero è il negativo. Come ho detto prima, magari voi dopo mettete un po' di carta gommata qui intorno per bloccare il tutto. Allora, come va montato qui, ragazzi? È molto semplice. Sappiamo che questi sono montati in serie. Vedete, sono due batterie. Sta scritto poi all'interno più, meno, più, meno e più. Ok, praticamente qui stanno. C'è una parte dove fa soltanto da ponte. Ok, noi per trovarla è facile. Cioè, ragazzi, è un modo troppo facile per capire dove che dobbiamo mettere il positivo con il negativo. Positivo con il positivo, negativo con il negativo, andiamo a mettere il nostro multimetro su suono e continuità e andiamo al telecomando qui, vedete? Allora, perché non sappiamo se dobbiamo saldare qui e qui, ok? Mettiamo continuità e suono dove suona e quello è il ponticello praticamente per mettere in serie la batteria qui, non suona, vedete? Vediamo sopra. Vedete qui, questo è il ponticello, ok? E qui è praticamente l'ingresso verso l'ingresso d'alimentazione del nostro telecomando, ragazzi. Ok, allora, dove sta la nostra batteria? Ecco qui il positivo con il positivo e il negativo con il negativo. Vi devo dire un trucco qua per saldare qui, perché questo materiale è un po' scivoloso, è un ferro un po' duro. Soprattutto se non sono di rame, prima una volta li facevano di rame, adesso sono tutti di ferro e sono anche un po' zincati. Riscaldate il ferro abbastanza e vedete che poi la saldatura andrà bene. Allora iniziamo, saldiamo il filo più lungo, visto che è il negativo più lungo, più comodo a saldarlo. Ok, prendiamo un po' di saldatura da qui, andiamo verso il nostro ferro, ecco qua. Allora, andiamo. Saldatura mantiene e andiamo a saldare l'altro polo, il positivo, ecco qua. Ok ragazzi, saldato il tutto, poi come ho detto questo lo coprite con una carta gommata o magari per evitare qualche falso contatto. Ciao Giovanna. Ok, andiamo a provare il nostro telecomando, vediamo se ecco il nostro telecomando funziona perfettamente. Abbiamo una batteria che duratura e poi c'ha qualche bottone questo telecomando che vuole essere pulito comunque. Ok ragazzi, dai, questo è, non c'è niente di complicato, una cosa semplice, poi con una carta gommata. A proposito, questa ne abbiamo messo solo una, poi vedete con questa vaporizzatore qui più sottile, sicuramente la batteria qui è ancora più sottile, anzi se ne prendiamo due da qui, ne mettiamo in parallele perché qui a noi serve solo un 3 volt, ne mettiamo due in parallele, facciamo una cosa ancora più duratura, più estetica. Ok ragazzi, questo poi va inserito all'interno o va chiuso tutto con il suo guscio qua del nostro telecomando. Ok, e niente, dai,
Noi abbiamo, penso che abbiamo finito questo, va benissimo il nostro telecomando. Niente ragazzi, dai, c'è un'ultima cosa prima che chiudo, purtroppo c'è una cosa che devo, io ho trovato solo due commenti, poi ho girato un'altra pagina, ho trovato solo un commento, ma un commento che dava fastidio. Ragazzi, finché una critica su quello qui d'opero, magari anche se nessuno è perfetto, posso anche sbagliare, guarda, lo accetto volentieri, se una critica costruttiva io l'accetto volentieri, ma quando uno poi è arrogante dà troppo fastidio, perché c'è un commento, io non dico neanche un nome, se andate a trovare su un due o tre video indietro sta uno che commenta, c'è un set di cacciaviti come si deve, no? Va bene, io magari non ne ho le cacciavite che c'hai tu, può darsi che tu, non lo so, ti auguro che sei, che hai più soldi, non fa niente, perché non è quello, non sono quelle tutte nella vita, amico mio, però io un paio di set come si deve ce l'ho, non ti preoccupare, non ti fai problemi, ti posso assicurare che ho 5 o 6 set di cacciavite, uno più bello dell'altro, questi sono solo il single, ma c'ho il set intero di questi, solo purtroppo quello che io trovo mezzo le mani ne uso, ok, non mi voglio abbassare a questo livello, a chi ce li ha più, cioè non è inutile, perché discutere con lo stupido ti fa scendere al suo livello, poi ti batti per esperienza. Però visto che hai aperto il discorso, prima che chiudo il video ti voglio far vedere una cosa molto molto semplice, visto che tu hai i cacciaviti, non lo so che cosa c'hai, sicuramente buone, allora ti faccio questa piccola sfida, vediamo se sei capace, perché non bastano i cacciaviti come si deve per risolvere i problemi, ok? Guarda questo TV, questo ce l'ho in prova, guarda come si vede bene, non posso tenere assai per il diritto, purtroppo, per il copyright, vedi come si vede bene, ok? Guardalo, è perfetto, ok, allora ora ti dico il difetto di questo TV, vediamo se tu, io l'ho risolto, ci ho messo un giorno, però non sono riuscito a risolverlo. Allora questo TV qui, questo è un LG 37 pollici, non c'ho adesso vicino il modello, però comunque da questo codice tu puoi risalire. Allora ti dico pure il codice dalla sua scheda video, la EAX58328802, ok, parentesi 2, questa è la scheda video, questo è il problema di questa scheda video, che non porta nessun punto, non sta scritto nessun voltaggio, cioè deve andare di esperienza qui sopra. Allora io questa scheda video sono andato, ho preso tutti questi voltaggi, ho trovato, ma ti dico pure il difetto, ok, poi sai la cosa più bella, allora sono andato a misurare qui e ho preso tutti i voltaggi di questa scheda video, ok, ti faccio pure vedere i voltaggi, se può darsi che ti danno una mano. Questa scheda video parte, si accende questo è un LED, guardalo, questo è un LED, eccolo qui, si accende, questo è un LED blu, si accende, dopo un po' si spegne e non esce più l'immagine, ok, esce giusto una striscia da sopra. Allora io ho seguito questo LED, sono andato qui dietro, questa è un'altra scheda, quella sta montata già sulla TV, ti dico quello che ho dovuto trovare, o quello che ho trovato, quello che ho cercato di risolvere. Qui c'è questo qui, guardalo, questo MOSFET, questo piccolo qui. Allora, vedevo che qui sul Hellgate c'era un voltaggio, un basso voltaggio, si accende poi sparisce col basso voltaggio. Non riuscivo a risolvere il problema, non neanche l'ho capito. Alla fine sono andato a mettere in corto praticamente il drain con il source, questi due qui. È rimasto acceso il LED e si è risolto il problema, ok? I voltaggi, la cosa più spettacolare è che i voltaggi non si sono variati, sono rimasti tali o uguali, però il problema è risolto. Allora la domanda a te, caro amico, che c'hai tanti cacciaviti, mi puoi dire perché, che cosa abbiamo fatto qui per risolvere il problema? Vediamo se sei capace di rispondere, visto che c'hai delle cacciaviti buone. A proposito, vai sul web,
ti posso assicurare che non troverai niente, perché sono andato prima di te. Vediamo se riesci a risolvere questo dilemma. Dai ragazzi, vi saluto e vi raccomando, lasciate un mi piace. Aspetto la tua risposta, uomo delle cacciavite. Alla prossima ragazzi, ciao.